Allora, cari amici, anche oggi faremo un po' di necessaria rassegna stampa e ripeto per l'ennesima volta, la rassegna stampa deve servire per far capire... No, tira in là, tira in là, tira in là. Come faccio? Tendila, facciamola vedere. Allora, puoi tirare così. Questa bella bandiera internazionale, Novax, International Novax. Per far capire che sulla notizia, che è sempre ovviamente parziale, perché chi scrive la notizia ha interesse a modificare l'opinione di chi legge, e lo diciamo, l'abbiamo sempre detto e continuiamo a dirlo, noi facciamo i nostri commenti, e i commenti vanno fatti sulle notizie, non sulle informazioni, perché noi commentando la notizia, così come è stata presentata e viene presentata abitualmente da certi commentatori, commentiamo i commentatori. Ciò detto, incominciamo subito la rassegna stampa con una delle cose più importanti, ed è questa. La religione del fallo non è casta e in India sposta voti. Falla. Eccolo qua. In India sposti voti. È una religione naturale, popolare, direi pure fisiologica e fisiocratica. Ecco qui un bel fallo che noi chiamiamo anche pene. Come diceva quello, non c'è amore senza pene. Hai capito? Eccolo qua. Allora abbiamo appunto una bella fanciulla che si avvicina al grande fallo. E non a caso noi, che siamo seguaci del fallissimo, cioè del grandissimo dio Priapo, riscontriamo che questa esigenza di ritorno alla natura è sentita in tanti popoli, soprattutto in India e in Giappone. Non hanno problemi remore morali. Sì, no, morali. Questi sono questi tabù sessuali. Sono questi pretaci che hanno inventato i tabù sessuali con lo scopo di controllare la popolazione. Secondo punto, un'altra cosa che ci interessa in modo particolare, sicuramente qualcuno di voi avrà saputo dell'importanza della cosiddetta mafia cinese in Italia. Questo titolo è piuttosto interessante. In gita col boss. È considerato il capo della mafia cinese in Italia, eppure prima di essere arrestato ha accompagnato a spasso per Roma membri di una delegazione politica di Pechino in visita ufficiale. E questo ci deve permettere di fare alcune considerazioni. Non a caso un grande politologo, Machiavelli, prese ad esempio un grande mafioso, vedi caso figlio del Papa, perché per poter comandare bisogna essere e mafiosi. Parli di Alessandro VI e Valentino? Esattamente, Valentino. Bisogna essere mafiosi e contemporaneamente figli di poteri. Papa. Allora, potenti. Diciamo che potenti. È inutile che noi ci... No, ma aspetta, allora, Alessandro VI viene tanto sputtanato da... hanno creato quella nomea di Papa degenere che era un nepotista e tutti i cazzi, eccetera. Non è vero un cazzo come al solito. Sì, ma erano le solite menzogne di Pietro Aretino. No, perché tutti i papi, non nessuno escluso, tutti, tranne forse uno o due nel corso dei secoli, tutti sono stati nepotisti. Ricordiamo solo i tre papi Colonna Orsini, ricordiamo i papa Farnese, ricordiamo i papa Gentilomini, Piccolomini, scusa, i papa Medici
eccetera, 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 con scia di nipoti cardinali, vescovi, nobildonne, nobiluomini, nani, puttane, saltimbanchi e quant'altro a seguito. E quant'altro, che fa parte del sistema di potere, coloro che ingenuamente o borghesemente... Parliamo di Donna Olimpia? O di Magnozia? Si scandalizzano di certi comportamenti. Diciamo che questi comportamenti rappresentano... No, ricordiamo Giovanni IX. Giovanni IX che si è venduto il papato, poi l'anno successivo se l'ha riconquistato con le armi. Mi pare giusto. È morto a 18 anni mentre si scopava la moglie di un oste che è ritornato a casa prima e l'ha fatto fuori dentro al letto. Mi pare giusto, così impara a fare il papa. Allora, non a caso l'oste c'aveva lo spiedo. Sì. Allora, l'obolo. Ecco, allora, il discorso che noi vogliamo fare qui è molto importante. Come dicevo, uno dei più grandi politologi della storia dell'umanità è chiaramente Machiavelli, ma Guicciardini stesso gli va vicino. Anche Giovan Battista Vico non scherza da questo punto di vista. Perché? Perché la razza umana è la stessa. E chi gestisce il potere? Parlavamo di De Sade stamattina. Sì. Di De Sade che esamina nella sua famosissima disamina di Justine. La Virtù, la disgrazia della Virtù. Una cosa del genere. Sì. Beh, e lui faceva proprio tutte l'analisi romanzata delle fattispecie delle depravazioni umane. E dimostrava che è la depravazione a fare carriera e non la virtù. Esattamente. Che valeva nel 1700 e vale tuttora, capito? Valeva pure 2000 anni fa, né più né meno. Vi consiglio, cari amici, di andarvi a leggere questo importantissimo libro, I vizi della virtù, insomma, di questo genere, Giustina o I vizi della virtù, dove appunto si fa vedere in maniera molto chiara che mentre trattavasi di due sorelle, allora quella brava, buona, mite e virtuosa, gliene sono successe di tutti i tipi, condannata a morte, stuprata, violentata, di tutti i tipi, in galera, tutto. La puttana, un grande successo in società. Esattamente, come ci insegnano certe matrone che vediamo giornalmente in televisione, non c'è bisogno di andarle ad elencare, ma torniamo a questo discorso. Il nostro discorso non è un discorso di rammarico, ma una piena constatazione, come diceva a suo tempo De Sica. Eccolo qua, il boss. De Sica padre. Il boss di scorta, eccolo lì. Allora, ci hanno fatto vedere l'altro giorno. Nella trasmissione Quarto Grado e le registrazioni che ha fatto la polizia su questo boss, e dietro c'era un po' una serie di considerazioni e un po' di carattere moralistico, ma questo qui è un boss, è uscita fuori. Ricordiamo sempre che la morale è pro tempore, è sempre una morale adeguata al momento, non è una morale assoluta. La morale non esiste. Non esiste la morale assoluta. Esattamente. Ricordiamoci, per esempio, che fare sesso per strada in epoca romana era del tutto tollerato, legittimo e soprattutto regolare. Farlo con i cani, vedi. No, ma anche addirittura fra familiari. Certamente. Era una cosa, diciamo, abbastanza solita. E non c'era nessuno scandalo. È stata la Chiesa che poi ha creato questa, diciamo, per ragione... senso della virtù. Questo criterio della virtù e quindi della morale. Per ragioni puramente di dominio, ricordiamocelo bene, sempre, e di controllo sociale. Quindi la morale è qualcosa che vale in un determinato tempo e luogo. Ricordiamoci la morale di solo 50 anni fa e fate il paragone con quella attuale e vi rendete conto che la morale è completamente sovvertita. Esattamente. Allora, come dicevo, nell'ambito di quella bella, bellissima trasmissione del noto giornalista Nuzzi, che tra l'altro ha scritto dei libri importantissimi sulla morale appunto dei vaticanisti e del Vaticano, si è parlato... Ieri sera ho visto
uno straccio che poi mi sono incazzato, ho fatto cambiare perché mia moglie lo voleva vedere. Era un programma sul TG3 alle 11 di sera più o meno, 11:15, lessico familiare si chiamava, ecco. Una porcata di un perbenismo fazioso, di un perbenismo diciamo proprio di facciata, sì, che è di una volgarità, di uno stereotipismo assoluto, una demenzialità assoluta. Non andatelo a vedere, che è una cagata maestrale. È una perdita di tempo. Forse almeno una cagata d'autore, sì, magari valeva pure, sì, la pena, ma una cagata maestrale. Lessico familiare è un libro famoso, scritta da Natalia Ginzburg, che era nota ebrea della rivoluzione del maggio del 68. Esattamente. Allora, moglie... Anche quella che ci aveva un senso. Sì. Moglie dell'amico che sappiamo. Sì, allora, ritorniamo a noi, perché questo è un discorso molto chiaro. Non c'è la mafia in quanto tale, lì c'era un cinese che sosteneva appunto l'importanza di non chiamare mafia questa organizzazione. Però c'era anche un noto psichiatra che è anche vescovo della Chiesa Cristiana d'Oriente, il quale giustamente diceva come dobbiamo chiamare un'organizzazione che si comporta esattamente come si comporta il padrino del film Il Padrino. Allora noi la chiamiamo mafia, perché mafia è una struttura di potere, non è una delinquenza spicciola, capito? Come potrebbe essere quella che è stata chiamata la mafia romana, questa ammassa di delinquenti che hanno deturpato Roma e per 50-60 anni hanno gestito in retroscena di tutta la politica romana, compresa quella attuale. Ma è mafia perché il comportamento di questo cinese, eccolo qui, è pari pari a quello che ha visto nel film Il Padrino. Ora, questo mi deve servire per fare un'ulteriore considerazione. I cinesi hanno un'antichissima tradizione, ma oggi... È cultura. È cultura. Il sistema cinese si sta adeguando agli aspetti peggiori dell'Occidente. Il capitalismo finanziario mondialista. Esattamente. E con questo... E sono emanazione assolutamente, perfettamente assimilabile a quella mondialista occidentale, ma addirittura con creata molto prima. Ricordiamoci le guerre dei boxer e della guerra dell'oppio. Vabbè, queste sono... Sono state fatte per coercizzare, certo, i governi dell'imperatrice, certo, e poi dell'imperatore, e creare poi quella premessa alla, diciamo, rinascita culturale, industriale, economica che è nata dopo l'avvento del governo dei quattro. Sì, da questo punto di vista sono perfettamente d'accordo. Capito? La cosiddetta rivoluzione culturale è stata una manifestazione di inserimento dell'occidentalismo graduale, molto lento, ma lì si può leggere chiaramente le modalità operative di questa banda di delinquenti che governa il mondialismo. Certamente. Cambiamo argomento, l'ultimo di cui la mafia cinese è uno degli strumenti. Esattamente. Però, come dicevo prima, è comunque un sistema di potere che in quanto tale ha delle regole inossidabili, che sono sempre le stesse, e che è inutile che si vadano a contestare o a reprimere, perché qualsiasi sistema di potere è vincente. Se la mafia cinese si permette il lusso di accompagnare gli esponenti del governo cinese in visita in Italia, è perché la mafia cinese conta. Ricordiamo sempre il cognato del ministro del tesoro giapponese che andava in giro con 134 miliardi e mezzo di buoni del tesoro americano, trafugati dalla mafia italiana. Allora, così, tanto per fare un flash, insomma, affidati alla mafia italiana, a ciò che li distribuisca. Distribuisca o li allontanasse in un momento di crisi particolare negli Stati Uniti d'America. Passiamo mi pongo dalla parte di là della telecamera e mi immagino uno che vede quello che diciamo noi e dirà: questi di che cazzo si inventano? Cioè, non riuscirebbero, io sono convinto che tanta gente non capisce quello che diciamo.
cioè non riesce. Sì, ma noi facciamo vedere i documenti, però. Lo so, però quei documenti che facciamo sono una minima parte, ovviamente, no? Perché dovremmo fare dei trattati, certo, altrimenti, certo, invece che dei video. Però ecco, questo mi pongo dall'altra parte e dico, come fa la gente a riuscire a capirci, perché evidentemente ci si mettono di buona lena a cercare, sì, di capire. Allora qui ci sono due cose che voglio far vedere relativamente a Panorama. Compratevi, cari amici, questo numero di Panorama perché è importantissimo. Il primo riguarda le dichiarazioni di Lavrov, che è uno che sa quello che dice. Io mi limito semplicemente a leggere 3 o 4 righe. Il mondo non è più vostro, non è più vostro. Eccolo qui. L'abbiamo detto prima col mio libro. L'1% del potere monetario, finanziario, mondiale è controllato dai cittadini. Il 99% da tutta una serie di sovrastrutture che non è il caso di elencare. Sì, proprio questo si rivolge agli occidentalisti, è un'altra cosa. Ah. Gli USA e alcuni paesi europei vorrebbero ancora dettar legge in un pianeta ormai policentrico. Certo. Quello che noi abbiamo sempre detto. Non si rassegnano e per questo ci parlavamo attaccano. Prevalentemente di Eurasia, ma insomma quello è il concetto. Non si rassegnano, l'abbiamo detto e ripetuto 100 volte, e per questo ci attaccano. Dice il russo Sergei Lavrov, ministro degli esteri di Putin. Ma è un gioco rischioso, ammonisce. Poi parla di Trump, di Siria, di Ucraina, dei populisti, del gas nervino. L'esempio per il futuro, l'asse Mosca-Pechino. L'abbiamo detto 150.000 volte, continuiamo a dirlo. Adesso lo dice anche Panorama, che abbandona evidentemente la linea pro-occidentalista a favore della linea eurasiatica. O quantomeno deve prendere atto che esistono un po' più nascondersi dietro al dito. Panorama va oltre. Contemporaneamente, nella pagina interna, c'è una dichiarazione niente meno che di Moretti. Io leggo. Ah, no, per carità. No, per carità, dai. Eravamo nel torto e ci hanno anche manovrato. Più di guarda un po', se ne è accorto 30 anni dopo. Cazzo. Se lo dice lui, noi l'abbiamo sempre detto. A tutt'oggi la gente crede ancora alle Brigate Rosse. Eccolo qui. Eravamo in torto e ci hanno pure... Ah, l'hai capito adesso? Adesso leggo una piccola frase qui. I viaggi a Parigi di Moretti. Le avance del Mossad. Quante volte abbiamo detto che le Brigate Rosse erano controllate dal Mossad. I nemici della trattativa. Non solo dal Mossad, dal MI6, dalla CIA e anche dai servizi italiani. Molto larvatamente dai servizi italiani. Tant'è che i servizi italiani non riuscirono a tirare fuori un ragno dal buco, seppure ci sono riusciti, non gliel'hanno permesso di farlo. Oh, allora, io non credo che i servizi italiani siano composti da ingegni. Coglioni. E coglioni. Sono i più paraculi e delinquenti del mondo. È stato sempre dimostrato. Quando poi escono fuori le informative o le informazioni, che escono spesso 50, 60, 80, 100, pensate che ancora non si sa cos'è successo effettivamente durante il brigantaggio nel sud, dal 1870 al 1890, non si sa assolutamente nulla ed è tutto documentato. Allora, le avance del Mossad, i nemici della trattativa. Alberto Franceschini, fondatore delle Brigate Rosse, ripercorre una delle stagioni più controverse della storia italiana. Ah, ma lo dice Franceschini, non quel cretino di Moretti. Vabbè, l'uno e l'altro. Ah, ma non Moretti, quello Moretti Nanni, Moretti. No, che Moretti, c'era? Ah. Moretti delinquente. Ah, Moretti, beh, infatti non capivo. Dico, il cretino come fa a ravvedersi? Ah, no, il delinquente si può ravvedere, perché certo, il delinquente può anche essere intelligente, ma sì, un cretino rimane sempre cretino. Esattamente. La Balzerani farebbe meglio a tacere. E ai giovani di oggi dice: non fate come noi. Te ne accorci adesso, tieni, te lo faccio vedere di nuovo. Non riuscivo a capire. Ecco, chi eravate voi? Non mi quadrava la questione. E vi avevamo. Ecco perché ho detto 30 anni e non 50. E vi avevamo, e lo dico a nome mio personale,
vi avevamo ampiamente inquadrato già all'epoca, perché appena cominciaste a fare qualcosa, io ricordo certi comunicati stampa che facevo in cui dicevo esattamente chi erano queste persone. Ciò detto, andiamo avanti. Prima di concludere, dobbiamo fare una piccola puntatina sul fatto che qui la menzogna è padrona. Sì, è padrona, e la falsificazione è all'ordine del giorno. Questo è l'ultimo numero della Torre di Guardia, il giornale dei geovisti. Allora, la cosa è molto bella perché... No, diciamo che sono i geovisti, i figli di Genova. Quella che propongono, di Genova. Sì, quelli che propongono la divinità di Genova, della Repubblica di Genova, quella dei Dogi, capito? Allora, astrologia e chiaroveggenza, finestre sul futuro, eccolo qua, dove dice no, l'astrologia, no, tutto inventato, tutta una turlupinatura, la chiaroveggenza, ma come? Ma vogliamo scherzare? Ma no! Allora non ci sono le profezie? Sì, invece, le profezie che si sono avverate, quali sono? Quelle della Bibbia. Eccoli qui. E allora, tutte queste dichiarazioni, che sono completamente campate per aria, sono finalizzate, capito? Nessuno nega che voi possiate criticare la chiaroveggenza, o meglio l'astrologia, ma non in nome delle profezie di Isaia, di Geremia e di chi che sia. E vedete come siete in malafede. Che, poi tra l'altro, io non ritengo che i geovisti siano in malafede, sono soltanto geovisti. No, sono soltanto cretini, come quegli scientologi e compagnia bella. Esattamente. Promesse che si avverano. No, tutti quelli, chiariamo bene, tutti quelli che credono fideisticamente in un concetto, esattamente. Anche quelli scientifici. Certo. Tipo l'amico nostro che credeva nella della Fabiola, e quella della Pinotti. Ah, sì, metti in mente. Una testimonianza silenziosa di una profezia accurata. Nella città di Roma si erge un arco trionfale che attira visitatori da tutto il mondo, commemora uno degli imperatori romani più amati, Tito, certo che ha commemorato... No, pensavo Costantino. No, è Tito, anche noi amiamo... Tito l'amiamo moltissimo, ecco, Tito. Le opere di Tito sono encomiabili. Esattamente, e per concludere vi faccio... Ci ha scampato da 1000 anni di ruberie. Ecco, diciamo così. Allora... Questa è una rivista prestigiosa, rivista della cooperazione giuridica, eccolo qua, che pubblica sentenze memorabili che nessuno conosce, sentenze internazionali che nessuno ha mai fatto girare, articoli di grandissima capacità interpretativa relativamente a eventi particolari. Ad esempio, qui c'è una cosa importantissima riguardante modernità della carta costituzionale del Carnaro, eccolo qui. Quella è rivoluzionaria ancora adesso. Esattamente. Non moderna, rivoluzionaria. Carta del Carnaro. Ancora non applicate. Certamente. Cioè quelle proposte lì, mai applicate. Esattamente, quel poco periodo che c'è stato a Fiume. Certo. Però quello che con il vate, quello con vero. Il vate. Che fa i vaticini veri, e invece noi che abbiamo qui anche prime osservazioni sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del professor Claudio Zanghi, eccolo qui. Oh, un attimo, vorrei far notare, e l'abbiamo fatto anche nella denuncia querela che abbiamo presentato contro i parlamentari italiani che hanno fatto trattati internazionali con la Repubblica Federale di Germania, dove abbiamo dimostrato che la Germania non esiste come Stato e quindi non può avere trattati internazionali né sottoscrivere trattati internazionali con chi che sia, in quanto non esiste a livello di ente costituito. Perché? Perché al posto di una Costituzione
a una molto provvisoria carta fondamentale dello Stato, che all'articolo 143 dice chiaramente che i Länder potranno e i cittadini tedeschi potranno realizzare la nuova Costituzione quando il territorio tedesco sarà di nuovo libero, il che sta a dire evidentemente che è ancora sotto occupazione. È naturale. No? E quindi quando nel 91 hanno fatto la riunificazione delle due Germanie, hanno di nuovo rifatto la cosiddetta carta fondamentale, non la nuova Costituzione, ma di nuovo hanno rinnovato, modificando alcune virgole o poco più, la carta costituzionale, che sta a dire il che sta a dire che uno si pone la domanda: dove sta la Costituzione della Comunità Europea? Voi l'avete mai letta? Infatti qui c'è una nota che voglio leggere. Ah, non lo sapevo, non l'avevo letto, ma avevo già interpolato lì dai dati che mi hai detto del titolo che andava a parare in quel modo. Estrapolato, volevi dire. No, interpolato ed estrapolato. Capito che volevo dire? Quindi quando tu non c'hai una Costituzione, chi sei? Vai avanti. Allora, voglio ricordare che se non c'è la carta costituzionale, ma c'è invece, attenzione, la carta fondamentale, non sei una democrazia. Sei un potere assoluto, sei una monarchia assoluta. Tant'è vero che lo Stato della Città del Vaticano ha una carta fondamentale. Ecco, esattamente. Come abbiamo denunciato in più occasioni. Esattamente, stilata dai giuristi che obbedivano a San Wojtyla. Dopodiché vi leggo una frase del noto, appunto, professore di diritto europeo Claudio Zanghi, che dice: con decisione del 17 gennaio 2000 l'organo ad hoc si è autonomamente nominato convention, nella accezione... Già il fatto stesso autonominato la dice lunga. Esattamente, non solo. Nella accezione anglo-americana del termine. E la dice ancora più lunga. È da evitare in ogni caso la traduzione letterale italiana del termine, perché decisamente fuorviante, in quanto farebbe pensare erroneamente al carattere convenzionale del testo e mai alla natura dell'organo ad hoc che lo ha elaborato. È chiaro, cari amici. È una distinzione diametralmente opposta. Al termine di un anno circa di lavori, la Convention ha predisposto un progetto adottato per consenso il 19 settembre 2000, poi sottoposto alle tre istituzioni, Parlamento, Commissione e Consiglio, che lo hanno firmato il 7 dicembre 2000 e quindi al Consiglio europeo di Nizza. Ricordatevi che per quanto riguarda il progredire di questa Unione Europea ci sono tutta una serie di eventi, di trattati internazionali, che dovrebbero essere ricordati come elemento fondamentale per poterli contestare, perché se tu, è inutile che noi parliamo genericamente delle sopraffazioni dell'Unione Europea che opera nell'interesse della potenza finanziaria. Vai. La conclusione dell'iter procedurale sana almeno il profilo giuridico, le critiche sulla scelta politica ovviamente rimangono, i dubbi e le perplessità manifestati in ordine alla composizione dell'organo che l'ha elaborata. La carta è ormai un documento formalmente adottato dalle istituzioni comunitarie. Ma adottato col consenso di chi? Appunto, è quello che... Il diritto all'esistenza è a decidere contrattualmente, negozialmente, lo stato di diritto che uno si deve fondare, che si deve incardinare. Spetta esclusivamente ai cittadini, non a delle istituzioni non elette e nominate dai capi di Stato, che a loro volta non sono manco stati eletti 99 volte su 100. E allora,
ricordiamoci che è inutile che continuiamo a borbottare contro questa Unione Europea. Ma noi infatti non la riconosciamo, è come doveroso, internazionalmente non riconosce. Non ha titolo per essere riconosciuta. Il potere finanziario attraverso soprattutto la Banca Centrale Europea, se non conosciamo tutta la sequenza di operazioni che sono state fatte intenzionalmente, trattato dopo trattato, che devono essere smantellate tutti quanti. La carta ormai... Fino al Trattato di Roma era tutto regolare. Sì. Dopo il Trattato di Roma del 1956 è andato tutto a puttane. Quando se ne sono impossessati. Certo. Quando hanno visto che la cosa si poteva funzionava, fare... Funzionava e dava dei risultati. Se ne sono impossessati, certo. Tranquillamente. È ormai un documento formalmente adottato dalle istituzioni comunitarie ed è quindi... Poi mi devi spiegare perché è partita dal mercato comune europeo, poi MEC, poi che era mercato comune, poi comunità internazionale europea e poi Commissione europea. Siamo partiti, cioè questi nomi, cambiamenti di nomi, giuridicamente e internazionalmente hanno un significato ben preciso, come diceva lui a proposito di convention. Convention in inglese ha un significato ben preciso, definito. Quando tu fai un trattato internazionale e cambi nome a un soggetto giuridico internazionale, non è casuale. Certo. Una convenzione, una riunione di bravi tipi, non ha nessun valore giuridico in se stesso. Ed è quindi alle stesse ascrivibile e di cui il Consiglio europeo ha preso atto con compiacimento. Tre, e per forza nel Consiglio europeo ci stanno loro signori. Nella dichiarazione finale del vertice di Nizza si legge: il Consiglio europeo si compiace della proclamazione congiunta del Consiglio... Il Consiglio europeo, diciamo chi sono. Il Consiglio europeo è il consiglio dei capi del ministri dei vari governi internazionali, esatto, che hanno aderito all'Europa, esatto, cioè dei 27. Mi dici te che cazzo quanto contano? Niente. Perché in una democrazia vera, intanto non dovrebbero essere eletti dei cittadini, ma in base al numero dei cittadini, perché non vorrei mica che l'Inghilterra o la Germania o l'Italia valgano come la Grecia e come l'Albania o come l'Ungheria. Anche come numerosità. Come numero, proprio come numero. Come numero di persone che decidono della vita di quelle persone lì. Più io sono numeroso, più è giusto che io abbia delle rappresentanze. In proporzione diretta in linea geometrica di quello che è. Ma qui noi la ci troviamo in una situazione fondamentale di rifiuto del potere popolare e no, di un elitismo abiura, che è sì, diverso, e di un elitismo di carattere economico finanziario, punto e basta. Una volta c'erano i re e adesso abbiamo delle oligarchie, esatto, che rispondono sempre comunque al vertice della finanza internazionale, alle 10-12 famiglie che si combattono, esatto, che si spartiscono il potere, ecco. Allora, il Consiglio europeo si compiace della proclamazione congiunta del Consiglio, del Parlamento e della Commissione, della Carta dei diritti fondamentali, che riunisce in un unico testo i diritti civili, politici, economici... Quali diritti? Sociali e culturali finora enunciati in fonti diverse, internazionali, europee e nazionali. Ma quali Noi diritti? Vediamo quanto contano. Ma quali diritti? Non vediamo quanto contano questi diritti. Vediamo adesso, i diritti in Siria... Sono diritti quando sono diffusi, in non Egitto. Sono... prerogative di pochi, perché quelle sono hanno un nome diverso, come si chiamano? Prebende. Prebende che significa? Scrivi secondo te. Cosa intendi per prebende? Prebende, cioè, sono uso e consumo di una ristretta elite. Ah, in questo senso. Sì, il cittadino normale non ha nessun diritto, perché nel momento in cui rompi il cazzo al regime, al potere, sei fatto fuori. O solo metaforicamente, o anche fisicamente, escludendoti dalle vie di comunicazione, dai mezzi di comunicazione, dalla possibilità di avere una rappresentanza effettiva del tuo potere e del tuo volere in Parlamento o nelle altre assemblee pubbliche e quant'altro, e tutta una serie di altri diritti di primaria o secondaria generazione che non ti vengono dati a secondo del
piacere o meno del potere che veramente diciamo comanda. Del potere che eserciti nel momento in cui lo pretendi, questo è piuttosto importante. Il diritto per definizione è ciò che tu, di cui tu hai diritto se lo sai far valere, se non lo fai valere non è obiettivamente un tuo diritto. Questa è una dichiarazione. Non a caso noi facciamo valere in continuazione, rompiamo il cazzo in continuazione, anche stamattina, aspetta, con l'occasione, vedi, anche stamattina abbiamo fatto il nostro sacrosanto dovere. Aspetta che lo trovo. Aspetta. Allora, stamattina, eccolo qua, siamo andati a una scuola dove ci aveva chiamato una nostra estimatrice, diciamo così, corrispondente, che aveva detto che aveva dei problemi per far entrare la figlia a non scuola, vaccinata, non vaccinata intenzionalmente, oppure vaccinata in parte, con conseguenze molto gravi dovute alla vaccinazione. Diciamo, esattamente, bene, quindi come stanno le cose. Diciamo lesa nel corpo e nello spirito e nella manifestazione della sua personalità da effetti secondari, collaterali di vaccinazioni già pregresse. Quindi la mamma giustamente ha detto no, mia figlia non si tocca più, abbiamo già dato, e ci ha chiesto di aiutarla. E noi stamattina siamo andati a depositare questa querela, così si capisce, che è la solita, quella che oramai andiamo a depositare nelle sedi di tutti i comuni italiani dove ci capita di arrivare. Diciamo meglio nelle caserme dei carabinieri. E poi le depositiamo ovviamente alle scuole. E eccola qui, questa è di ieri, l'abbiamo fatta appositamente, elenchiamo i denunciati. Allora, i denunciati sono la signora Valeria Fedeli, il dottor Sergio Mattarella, il conte Paolo Gentiloni, la assistente sociale Beatrice Lorenzin, l'altro assistente sociale Enrico Costa, l'altra praticante avvocato Virginia Raggi, l'altra signora Laura Baldassarre, assessore al Comune di Roma responsabile per le scuole, e poi la dottoressa Valeria Sentili, responsabile della scuola San Biagio Platani e succursali, a questa scuola abbiamo notificato appunto stamattina questa denuncia, la quale, eccolo qui, ci ha riconosciuto il protocollo, eccolo qui, in modo che non si ponga il dubbio che possa essere un millantato credito anche questo, quello che diciamo noi, eccolo qui, c'è tutto. E dove andremo insieme a tantissime altre scuole a depositare un'altra denuncia contro le scuole di Roma, un'altra denuncia contro la dottoressa, l'avvocato, l'apprendista avvocato, l'apprendista avvocato. Come si chiama? Virginia Raggi, molto pro tempore sindaca di Roma, perché non credo che finirà il mandato, se i romani sono uomini. E quindi abbiamo depositato, andremo a depositare la denuncia penale contro la signora Virginia Raggi, l'ottava che le facciamo sorbire, e che lei mai leggerà ovviamente, ma che prima o poi le arrivano le conseguenze, perché già adesso c'è un processo in corso, lei l'ha mandato in secondo grado, aveva detto come tutti i grillini che quando uno è sotto querela e sotto processo penale se ne dovrebbe andare a fanculo, invece questo vale per dirlo inizialmente come erano allora contro l'euro, contro l'Europa, a favore, contro i vaccini, tutti i cazzi, e adesso nel giro di un giorno hanno svoltato di 180 gradi, per cui va tutto bene. La signora Gina Raggi la settimana prossima la querelliamo per false dichiarazioni pubbliche,
perché aveva non più di 10 giorni fa dichiarato pubblicamente che nessun bambino sarebbe stato estromesso dalle scuole di Roma almeno per il 2018, il che, come vedete qui, è falso. E quindi andremo a denunciare anche questo ulteriore, diciamo, questa ulteriore mistificazione. In conclusione, una importantissima notizia per i nostri amici. Questo è stato pubblicato sulla rivista della cooperazione giuridica internazionale del gennaio-aprile 2001. Qui c'è la sentenza contro alcuni personaggi di cui adesso vi leggo, del Tribunale Penale Distrettuale di Belgrado. Sentenza, quella che mi dicevi, del 21 settembre 2000. Allora, parlavano tanto del Tribunale Internazionale dell'AIA. Sì. No? No, dell'AIA. O di Norimberga. Tokyo, diciamole pure, no? Sì. In cui avevano condannato quel povero Cristo, perché non è tanto povero manco lui, perché anche lui le sue belle colpe, anche lui non se le fatte mancare, però certamente delinquente non meno, non più degli altri, insomma, ecco. E lì quel poveraccio pare che è stato morto in carcere. Sì, è morto, sì. È stato morto in carcere. È stato morto, sì. Dava molto fastidio. D'altronde lui si era semplicemente difeso. Certo. Parliamo di Milosevic. E adesso vediamo le persone che sono state condannate dal Tribunale Penale Distrettuale di Belgrado. Ricordiamoci che queste sono condanne che non hanno dato dei risultati, ma la condanna resta, va bene? Questa è gente che prima o poi qualcuno cade in mano a qualcuno che vuole eseguire e gli gira un po' le palle, ecco, la condanna c'è. Allora, i condannati sono, attenzione, William Clinton, altrimenti detto Bill o Billy, nato il 19/8/46 a Hope, nello stato di Arkansas. Di Arkansas, si dice, da contatto carnale non perfettamente legittimo, diciamo così, ecco. Madeleine O'Brien. No, ricordiamo la parentela dei Clinton con vari altri presidenti americani. Sì, ma ricordiamo, ricordiamo che dei 45 presidenti americani, se mi ricordo bene, ben 32 sono parenti tra di loro. E guai se non fosse così. E, siamo in... e quella è la Repubblica Libertaria per eccellenza. Mica siamo nell'antica Egitto. Figuriamoci gli altri. Madeleine Albright, nata il 15/3/37 a Praga, Cecoslovacchia. William Cohen, nato... Albright, che significa? Tutto splendente. Tutto splendente, tutto come l'oro. Esatto. William Cohen, vedi che... Che significa Cohen? È la traslitterazione di Khan. Certo. E dove erano i Khan? Nel Gran Khan. Nel Kazaria, in Kazaria. Nel Gran Canato, si chiama il Gran Canato. Gran Canato che era la Kazaria. Ah, poi. O Kazaria. Anthony Blair, nato il 6/5/53 a Edimburgo, Gran Bretagna. Robin Cook, nato il 28/2/1946, non si sa dove, è venuto così. Come erede che è piovuto dal cielo e come erede del grande capitano Cook, l'inventore dell'Australia. George delle isole Cook. Esatto. George Robertson, nato nel 1946 a Port Ellen in Gran Bretagna. Jacques Chirac, nato il 29/11/32 a Parigi in Francia. Hubert Védrine, nato il 31/7/47 a Saint-Sylvain Belgar in Francia. Alain Richard, nato il 29/8/45 a Parigi in Francia. Gerhard Schröder, Schröder, nato il
il 7-4-1944 a Mosenberg, in Germania, Josef Fischer, nato il 12-4-48 a Gerabrunn, in Germania, Rudolf Scharping, nato il 2-12-1942 a Niederelbert, in Germania, Javier Solana, nata il 14-7-42 a Madrid, in Spagna, e Wesley Clark, nato il 23-12-44 a Little Rock, nello stato dell'Arkansas, USA. Allora, io non vi leggo tutta la sentenza, però vi leggo semplicemente gli articoli più importanti che sono stati utilizzati per condannare queste esimie persone. Allora, condannare a che? Li hanno condannati a tutta una serie di condanne abbastanza pesanti, che qualora qualcuno di costoro cadesse nelle mani della polizia o dell'esercito serbo, dovrebbero soggiornare nelle patrie galere della Serbia stessa. Allora, leggiamo quali sono le imputazioni: istigazione alla guerra, d'aggressione, articolo 152 in relazione all'articolo 22 del codice penale della Repubblica Federale di Jugoslavia, violazione della sovranità territoriale, tentativo di uccisione dei titolari dei più alti organi dello Stato, crimini di guerra contro la popolazione civile, uso di mezzi di guerra non convenzionali, tipo le armi all'uranio impoverito. Ricordiamoci bene queste cose. Per questi fatti il Tribunale, in base alle norme menzionate e alle norme contenute negli articoli 5, 33, 38, 41 e 48 del Codice Penale della Repubblica Federale di Jugoslavia, ricordiamoci che all'epoca c'era ancora la Repubblica Federale di Jugoslavia, anche se era ridotta a ben poco, comunque esisteva ancora, è lì il problema, che invece loro signori volevano smembrare la Jugoslavia. Non serviva più, come abbiamo detto anche stamattina. Non più utile per loro. E con riferimento alle pene singole per ogni reato su indicato. Con questo, cari amici, noi vi salutiamo. E vi diamo... Quelli sono criminali di guerra, non sì, ce lo scordiamo esattamente. Mai. Esattamente come Milosevic, non era manco no, lui un si santo. È difeso. Lui semplicemente si è difeso, avrà lui fatto anche lui difeso. I suoi bei delitti, reati di guerra. Ma gli americani, gli spagnoli, i tedeschi e gli inglesi e i francesi ne hanno avuto molto di più di responsabilità. Questi sono criminali di guerra e noi come tali li consideriamo. E poi se Chirac, ricordiamoci anche quest'altro aspetto, Chirac era un alto funzionario della banca Rothschild, né più né meno che il buon Macron, il super criminale francese al servizio dell'Occidente. Come anche, cioè a mani in pasta, anche il signor Sarkozy, che da mafioso della mafia corsa, esatto, è diventato poi anche lui finanziere internazionale. Non ce mafioso, agente del Mossad o similari. Ebreo ungherese, esatto, ma quello significa poco, diciamo, non, esatto, è, sì, non è quello censurabile. È censurabile il fatto che adesso è talmente censurabile che adesso è sotto processo ed è stato pure incarcerato per 2 o 3 giorni. Tra l'altro genocida, perché avendo distrutto tutte le tubature condutture idriche che stava approntando Gheddafi per dare finalmente acqua a quella terribile siccità che esiste sempre in Africa, lui chissà quante decine di migliaia di morti ha provocato, e quindi un genocida. Per me è un genocida e io lo considero come un genocida. Bene, anche stamattina abbiamo fatto un po' di rivelazioni. Non solo, ma genocida anche nei confronti degli italiani, perché se ci sono i migrantes in Italia lo si deve a lui. Perché un'enormità di persone di quelle aree lì sono scappate e sono venute qua e qui. A lui, a Soros, certo, a Francesco I, a Medici Senza Frontiere,
a Francesco I, a quell'altro lì dei bambini, come si chiamava, il figlio Save the Children, Save the Children del signor Benetton, esattamente, e compagnia bella cantante. Francesco I, ricordiamocelo sempre, che noi abbiamo denunciato. 7 giorni dopo la sua assunzione al Sacro Sodio, noi l'abbiamo denunciato, tanto per portarci avanti col lavoro. Avevamo previsto benissimo, non bene, più che bene. Pace e bene. Laudetur, sempre solo. Laudetur Priapus. E ricordiamoci sempre che noi abbiamo dei seguaci anche in India. Eccoli qui, eccoli qui. I seguaci del Sacro Fallo. Ecco. Dovremmo fare, che cosa dobbiamo fare? Il gemellaggio tra i seguaci di Priapo e i seguaci indiani del Sacro Fallo.